Mi diverte giocare con la maniglia. E se gioco un pochino, devo perdere un po' di tempo. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry? Help me, please! The door won't open! Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Tranquilli, c'è solo un soffitto che sta venendo giù. Prendetevela con comodo. Dai, Jill, ce la puoi fare ad uscire dalla porta. Dai. Dai. Su, su. Dai. Ah, boh, manco male. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Cioè, per la serie, sì, vabbè, ti ho salvato, ma anche se morivi, che se ne fotte. Andiamo avanti. Adesso abbiamo un po' di robetta da fare in questa parte della magione. Muori. Sei morto? Adesso sì. So che non riesco a vedere bene qui sul computer quando perdono il sangue. Nella PlayStation non riesco a vedere meglio. Ti è fottuto zombie. Allora andiamo subito a fare questo indovinello qui. Indovinello, enigma, anch'io che cazzo sto dicendo. Solo che ho un vuoto di memoria, cazzarola. Non mi ricordo più se andavano messi dal più vecchio al più giovane o dal più giovane al più vecchio. Andiamo a vedere. Non mi ricordo più, ho un vuoto di memoria. Give me the peace of death and I'll give you the joy of life. Quindi deduco dal più giovane al più vecchio. Sì, penso proprio dal più giovane dal più giovane al più vecchio. Allora, vediamo. A picture of a lively boy. No. Lively boy, ok. Un giovincello. A picture of an infant. Un infante, un bambino piccolo, insomma. A young man, ok. A picture of a newborn baby, questo sicuramente è il primo, infatti lo premo di già. A picture of a tired middle-aged man, ok. Quindi adesso c'è l'infant. Poi c'era il lively boy. Poi il young man. Poi c'era un middle-aged man. E infine c'era quello che non ho esaminato ma si vedeva chiaramente, un uomo vecchio.
bold looking old man, eh sì. Perfetto. Ok. Oh. Corvetti, state lì, anche se ho la tentazione di far partire il fuoco così si agitano, ma dai, faccio la brava. Solo che sta musichetta è inquietante. Ok. Fuck yeah, unlocked it. Woohoo. Allora qua c'è uno zombie che non aspetta altro che essere ammazzato da me. Morto. Cazzo, non vedo la boccia. Sembrerebbe essere morto. Facciamo la prova. E ce ne accorgiamo subito. No, è morto. Ok. Sì, sì, è proprio morto. Un'altra erbettina. Sì che le voglio unire, cazzo. Let's get chemical, chemical. Basta. Ho sparato la mia cazzata, oggi basta. Siamo seri, siamo in un survival horror, Cristo. Ah, non me le fai prendere. Che coglioni. Allora, intanto... Va, cadì. Dai, che ce la facciamo. Questo lo posso mettere giù. Dai, ce la facciamo. Dai, 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 ce la facciamo. Aspetto, dai. Lo tengo ancora. Cinquantacinque colpi. Cominciamo a ragionare meglio. Allora, io so che quando ci sono gli hunter qua, io vado giù per le scale, funziona anche con gli zombie? No, cazzo. Non funziona con gli zombie. Minchia! Allora, uno lo facciamo fuori col fucile, l'altro con la pistola. Tac, tac, tac.
cioè per la serie venire un po' più su da elefante la prossima volta. Ma porca puttana, stronzo! Mi hai fatto sprecare un colpo, figlia di puttana. Arg! Ah. Dai, vieni qua. Il tuo collega mi ha fatto a quanto incazzare. Un po' più di casino la prossima volta. Madonna, che casino che ha fatto questo morendo. Allora, qua non mi ricordo più se c'è un'erba verde o un'erba rossa. Mi sa verde. Perfect. Questa dovrebbe essere chiusa con l'armatura. Yep. Sarà morto. Ma sento camminare, ce ne deve essere un altro. No, non è morto, però non si rialza. Ah, finalmente. Ce l'hai messo di tempo a rialzarti. Ok, adesso sei morto, di sicuro. Sì, vedo la boccetta. In effetti, guarda. Guardare il sangue sul tappeto rosso non è molto bello. Non si capisce molto, più che altro. Nothing in common. It's well arranged. Ah, buon per loro. Hanno avuto il tempo di mettere la libreria bene in ordine. Allora, non c'è altro. Nothing in common. Ok, non c'è altro. Allora, prendiamo solo sto libro di botanica. Bla bla bla. Ma sì, ma sì. Botany book has been filed. Vabbè, no, da qua non ha senso che esco, perché tanto la maniglia dall'altra parte è rotta o non esiste proprio. Quindi tanto vale continuare di qua. Due spazi, quindi mi bastano sia per le granate sia per il lanciagranate. Dovrebbe essere morto, ma ce ne accertiamo. Sì, è morto. Sì, equipaggiamocela la pistola. Perfetto. Allora adesso mi dà le granate il mio caro amico Barry. Barry! Jill, what's going on? Any clues? But something's wrong with this house. Whoa. This hall is dangerous.
Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay. Let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Beh, I have this. Se ci metti. Se usi 3 colpi di magnum per uno zombie, sei messo male, Barry, lasciatelo dire. Dovrei lasciartelo e lanciagranate. Ok, andiamo a prendere il lanciagranate, va là? Voilà.